La cattolica Eraclea, 85enne, derubata, ferita alla testa e poi morta. La badante, già assolta in primo grado, è stata condannata in appello, ma solo per furto. Lei è badante e bada a lei, lei ha 62 anni e lei 85 anni, lei si accorge che lei preleva dalla posta 30.000 euro, lei colpisce lei alla testa e le rapina i soldi, poi denuncia, è caduta, lei muore, lei è stata arrestata dai Carabinieri e dalla Procura di Agrigento il 27 maggio 2010. Lei è Santa Mulone di Cattolica Eraclea, la pensionata morta è Anna Fasulo, anche lei cattolicese. Anna Fasulo nasconde i 30.000 euro dentro una cassetta nel vano doccia, la chiave in un borsello, sempre a tracollo dell'anziana. Il pomeriggio del 20 marzo 2010 Santa Mulone avrebbe afferrato un arnese e lo avrebbe scagliato sulla testa della 85enne, sorpresa alle spalle, a bruciapelo. La badante tramortisce la vecchietta, poi le ruba la chiave e i 30.000 euro, poi Santa Mulone denuncia, si è ferita, è caduta a terra. Anna Fasulo è morta il 16 aprile, però prima di morire ha accusato la badante. Ma quale caduta? Non è vero, è stata lei, Santa Mulone mi ha colpita. Il 30 novembre 2011 il Tribunale di Agrigento, presieduto da Franco Messina, ha assolto Santa Mulone. Secondo una consulenza medica, la morte di Anna Fasulo non è stata provocata dal colpo alla testa. La Procura di Agrigento, tramite Ignazio Fonzo e Luca Sciarretta, ha presentato ricorso contro l'assoluzione. Lo scorso 27 settembre, in appello, la Procura Generale di Palermo ha invocato ai giudici la condanna di Santa Mulone a 7 anni di carcere per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. E adesso la Corte d'Appello ha condannato la badante, difesa dagli avvocati Salvatore Salvago e Santo Lucia, a 2 anni di reclusione solo per furto, 500 euro di multa e al pagamento di una provvisionale di 30.000 euro ai familiari della vittima, che sono la figlia e il genero di Anna Fasulo.